siamo abituati, ci spiegheranno un attimino come pescare le carpe a mosca e poi ci faranno vedere anche un attimino di corsi. Sì, anche un po' di dressing, materiali e robe varie. E la parola va a Federico Casari, che è l'ideatore di tutto, insieme al suo socio Giampaolo. Parti tu? Boh. Partiamo. Puoi andare anche pure avanti con la prima slide. Su, credo, ecco. Allora, diciamo che nella nostra pianura, nelle zone in cui battiamo specialmente vari spot, troviamo queste tre specie ben differenti. Ovviamente carpa regina, carpa comune, conosciutissima, si passa sulla carpa a specchi e poi si passa sulla carpa erbivora, o definita appunto amur, nel gergo praticamente di tutti quanti. Gli approcci ovviamente sulle tre carpe possono essere anche ben distinti, sono anche difficili ovviamente da trovare tutte e tre le specie sugli stessi spot, molto più difficile ovviamente da individuare nelle nostre zone la carpa erbivora, anche perché ovviamente l'approccio sulla quale ovviamente bisogna diciamo focalizzarsi in questo caso sarebbe normalmente a galla, giusto Fede? Esatto. Nel video abbiamo visto infatti specialmente carpe regine e carpe a specchi, abbiamo notato quest'anno proprio che la carpa a specchi è uno di quei pesci che tende a girare singolarmente, mai in gruppo, è proprio sempre da sola. Diciamo una caratteristica che rende questa carpa abbastanza interessante per la tecnica che adottiamo. Abbiamo definito su vari punti appunto le caratteristiche della carpa. Animale molto sospettoso e si spaventa facilmente, difatti sempre nel video si poteva vedere che l'approccio era anche abbastanza lontano e distante dallo spot in cui ovviamente risiedeva la carpa. Stazioni in posti impensabili spesso sotto i nostri piedi, anche spot molto molto piccoli e dove c'è pochissima acqua. È capitato spesso di camminare lungo fossi di campagna e trovarsi proprio sotto i piedi carpe appunto che mangiavano attaccato a quella che era la riva. È estremamente curioso e se alla ricerca di cibo, difatti abbiamo notato effettivamente che se il lancio è anche distante rispetto a quello che è il punto in cui sta mangiando la carpa, essa tende a spostarsi proprio quasi come un predatore verso la mosca. Se è spaventata una carpa metterà nell'allarme lo spot, sì, questo è abbastanza diciamo chiaro, anche perché comunque se gli spot sono molto piccoli e l'acqua è molto bassa, questo porta ovviamente a spaventare tutti i pesci ovviamente nella zona. Abitudinario, questa è una cosa abbastanza particolare che ovviamente va a suddividere sulle stagioni le abitudini della carpa e tende ovviamente a focalizzarsi su quello che è una tipologia di cibo, come nell'autunno tende ovviamente a spostarsi molto alla ricerca di proteine, ed è un periodo che vedremo appunto nelle prossime slide molto molto interessante e di fatti abbastanza proficuo. I luoghi dove concentrare le nostre ricerche: canali, piccoli fossi, scogli di campagna, stagni e cave libere. Le abbiamo differenziate in tre punti ovviamente in ordine di importanza, anche perché nella nostra zona i canali naturali, specialmente nella provincia di Ferrara che ci sono circa 3.000 km di canali di acque, siamo abbastanza tempestati, purtroppo non gestiti molto molto bene, di conseguenza una settimana c'è acqua, la settimana dopo non c'è acqua e di conseguenza non c'è pesce. Canali naturali ed artificiali, troviamo appunto zone anche con sponde in cemento, quindi lì normalmente il pesce tende a stazionare verso il centro del letto del nostro canale o del nostro fosso. Scogli di campagna, spot che per la nostra pesca tendono ad essere molto molto suggestivi. Le rogge nella nostra provincia difficile da trovare, però abbiamo avuto anche la fortuna di avere ogni tanto un'uscita dalla provincia e difatti avere delle buone catture. Stagni e cave libere, ovviamente facendo riferimento al fattore importante che è la profondità, che non deve essere superiore al 1,50 m, nel caso degli stagni e le cave libere l'hotspot tende ad avvicinarsi a quella che è la riva, quindi ovviamente nei primi 2-3 metri
tendiamo ovviamente ad avere quello che possono essere le varie catture. Per facilitare, ovviamente, per facilitare tutto questo, la ricerca delle carpe stesse. I luoghi, abbiamo qualche esempio fotografico di canali dove ci può essere corrente, dove ci sono anche aspi, ovviamente in queste zone, oppure canali un pochettino più difficili per ovviamente riuscire ad insediare la carpa, perché tempestate magari da ninfee, erbe in generale, che potrebbe ovviamente dar noia al lancio, ed ovviamente ottenere lanci un pochettino più pesanti e che possono spaventare di più le carpe. E questi ovviamente sono i luoghi per la maggiore che noi andiamo a curare. Fossi naturali ed artificiali. Qua c'è proprio il classico esempio delle nostre campagne, classica chiusa, mattoni rossi, dove normalmente le carpe vanno a stazionare lungo la sponda dove stiamo appunto camminando e a ridosso della chiusa. Nel caso invece, quello poco sotto, abbiamo ovviamente la classica, diciamo il classico decorso di un canale fosso artificiale con le sponde lisce, dove normalmente il pesce, in questo caso alla ricerca della carpa, non va a stazionare ma va al centro. In quel caso ovviamente dipende dalla stagione, ma in un caso come questo, la foto che abbiamo fatto, il pesce era proprio alla ricerca di larve o eventualmente gamberi proprio al centro del canale. Quindi in quel caso lì abbiamo avuto anche la fortuna di vederli proprio per bene quando erano in fase di tailing. Posizione della carpa tra quelle più, diciamo, da noi ricercate, che è quella del nostro logo, della patch, e quindi l'individuazione della pinna rossa e della carpa appunto intenta a grufolare sul fondo. A questo punto io direi di passare all'esempio delle cave, degli stagni, dove oggi Federico può darci anche d'esempio una cattura fatta, che ha pubblicato, giusto? Giusto. Oggi pomeriggio. Esatto. Cave stagne, dove appunto, tornando sul discorso della profondità del metro e mezzo, oggi la cattura l'ha fatta proprio sotto sponda. Carpe che tendevano ovviamente a infilarsi tra i canneti, sotto le buche delle varie sponde, ed è riuscito ad interessarlo ovviamente in questo piccolo spot. Lanciare verso il centro del canale può sì dare dei frutti, lanciare all'interno, proprio nel centro delle cave, degli stagni, sì, può dare i frutti. Principalmente la nostra ricerca per l'80-90% è a vista, quindi a parte il discorso del tailing, a parte il discorso di eventuali bollate perché mangiano su erba o, nel gergo nostro, chiamata merfly, che è in sospensione, oppure le classiche nuvolette di fango, di melma scura, sono da richiamo per ovviamente la nostra tecnica, la nostra ricerca. Quindi in questo caso sì, si possono avere degli inseguimenti, si possono avere delle catture con i classici recuperi lenti a matassina, però una pesca meno suggestiva, meno adrenalinica rispetto a quella che normalmente facciamo, quindi con il rilevamento di quelli che possono essere piccoli segnali. Prima accennato il discorso delle stagioni di pesca. Inizia primavera pre-frega, quindi questo attuale, siamo abbastanza vicini a quello che può essere la frega, perché poi, come sappiamo tutti, per tutte le specie la frega dipende dalla zona, dipende dallo spot. Abbiamo notato che in alcune zone si stanno già preparando per bene, e le carpe sono sia alla ricerca di cibo appunto per prepararsi a quello che è il momento per loro più energico. L'estate, periodo difficile, sì, sono molto più, diciamo, selezionatrici, sono molto più attente a quello che gli viene proposto, molto più facili rifiuti, questo è più che ovvio. Notiamo ovviamente che esche piccole possono magari dare più soddisfazione, cioè possono dare più risultati nel periodo dell'estate, mentre l'autunno e l'inverno, che personalmente possono dare ovviamente più soddisfazione, anche perché comunque la carpa in quel periodo lì tende a stare ferma sul fondo, però qualsiasi esca che gli proponiamo tende ad essere abbastanza interessata, dalla più piccola alla più grande. Ovviamente nel nostro caso è fondamentale colpire sul giusto colore, come se ne avevamo già prima
che colori fluorescenti, come può essere il giallo fluo, come può essere eventualmente il rosa, il fucsia, non dico che mai può succedere, però 9 volte su 10 non lo riconoscono, anzi si spaventano molto molto facilmente. Arrivati a questa slide, io darei la parola a Federico, sì, che potrebbe eventualmente... Okay, come dicevamo prima, le acque non sono proprio delle migliori, anche perché stiamo pescando in 99% canali di irrigazione, canali di bonifica, che nel periodo invernale sono quasi asciutti o in parziale secca, quindi l'acqua non è mai trasparente. 9 volte su 10 è impossibile individuare il pesce a vista. Come fare a capire se in quella zona c'è una carpa attiva? Anche perché praticamente uno può pescare la cieca, come si dice in blind cast, comincia a lanciare, forse una boccata ce l'hai, però è inutile pescare l'acqua, come si dice, bisogna concentrarsi sul pesce attivo. Il pesce attivo non lo vediamo, quindi dobbiamo capire dov'è questa benedetta carpa da andare a insidiare. Ora, la più classica delle classiche è la grufolata / ninfata o scodata sul fondo. Praticamente passeggiando su questo canale notiamo una grossa chiazza di limo, di fango, che si alza in superficie. Lì c'è una carpa che sta cercando cibo sul fondo. Questa, sì, sappiamo che lì c'è un pesce, ma è difficile capire dov'è. Se ha la testa rivolta a valle, a monte, sta mangiando, grufolando, o sta semplicemente scodando sul fondo per ripulirlo o far salire piccoli vermetti o piccoli invertebrati. Però comunque possiamo concentrare i nostri lanci in quella piccola zona. Carpa nel sottoriva. Questa è una delle situazioni già migliori, perché comunque la carpa la vediamo, perché spesso, in questo caso, in sottoriva sassoso, la carpa la possiamo vedere perché spesso è fuori con la schiena, fuori con la testa, con la coda, perché la sponda sassosa, un pennello, una massicciata, soprattutto in inverno il sasso tende a trattenere il calore, il sole, quindi la carpa tende a spostarsi in questi spot. Nel sasso spesso si trova anche il gambero, quindi la carpa sa quando il gambero schiude, quando i piccoli gamberetti escono, e lo troviamo lì. Facile da vedere, ma anche facile da spaventare, perché comunque stiamo pescando in acque sporche, ma hanno delle orecchie grandi così le carpe e gli occhi ci vedono perfettamente, 10 decimi. Stessa cosa vale per la carpa che mangia il canneto o la vegetazione, come in questo periodo. Stanno dando acqua ai canali, i piccoli stagni si sono riempiti perché è piovuto molto, il canneto, l'erbaio sta crescendo, quindi erbetta fresca, morbida, e le carpe, specialmente alla mattina e nel sottosera, si spostano proprio in una spanna di acqua, intente a mangiare canneto, vegetazione, eccetera, eccetera. Anche qua è facilissimo individuare il pesce, ma è anche facilissimo spaventarlo, perché comunque ha la testa dentro la riva, e noi peschiamo da riva, è abbastanza difficile riuscire a presentargli un'esca davanti al muso. Il tailing è la situazione più bella da vedere, anche perché è spettacolare vedere questa coda che esce dall'acqua. Questa diciamo che è sì una situazione facile, anche perché il tailing ci fa capire perfettamente in che direzione è la carpa, quindi noi sappiamo perfettamente da che parte ha il muso e gli occhi. Il lato oscuro di questa cosa è che lei ha il muso piantato nel fondale e il cono visivo è ridotto a pochissimi centimetri. Quindi lanciare a 20, 30, 40 centimetri non lo vedrà mai. C'è un'altra situazione oltre a questa che noi non l'abbiamo messa perché è veramente difficile, ed è la carpa in cruising, cioè praticamente quando la carpa naviga solitaria o a volte in gruppo. Le carpe comuni, le carpe common, come le chiamano gli inglesi, no? La carpa regina, la nostra carpa regina, tende a navigare anche in piccoli gruppi. La carpa a specchi, non abbiamo ancora capito perché, è più solitaria. Però quando lei è in giro, anche questo è bello, ma è difficile, perché comunque gli lanci sopra, si spaventa e scappa. Bisogna un attimo cercare di capire dove intercettarla, dove cercare di lanciare, perché, e poi non è detto che comunque
aggredisca un'esca a mezz'acqua o sulla superficie. Però capita anche questo caso, ma è veramente difficile riuscire a fare una carpa in cruising. Spesso si spaventano. Allora, strategie, poi perfetto. Ecco, anche questo uno dirà, ma sono canali con l'acqua putrida dove non si vede niente, invece non è vero. Sono posti selvatici, sono posti dove praticamente non ci va nessuno, anche perché spesso le rive sono scoscese, sono posti, abbiamo tanti spot urbani lungo la strada, eccetera, quindi il vecchietto non ci va, il ragazzo non ci va, spesso non ci si arriva in macchina, bisogna affrontare delle lunghe camminate, quindi il pesce non è abituato a rumori, gente che cammina, quindi bisogna avvicinarsi comunque cauti, passo lento, già 2-3 persone sono troppe, perché veramente poi spaventi un pesce, ti sei sputanato lo spot, perché questa carpa parte 200-300 metri di canale, di fosso, non prenderai più niente perché l'altro pesce si è allertato. Lacci precisi e delicati, dimenticatevi la 7-6 coda 3-4, qua siamo un po' più grezzi, quindi già riuscire a fare lanci precisi e delicati, insomma, bisogna farci un attimino la mano, anche perché comunque mai esagerare con la piombatura delle mosche, 99% della fase di pesca è sotto, a contatto col fondo. Qui bisogna un attimo a capire il materiale, il peso, non peso, anche perché comunque una carpa che si sta cibando sul fondo non è che rimane lì mezz'ora, un'ora, non hai tante chance, devi lanciare, comunque devi capire, l'esca deve arrivare sul fondo il più rapidamente possibile, ma senza creare rumore, senza fare grossi cerchi sull'acqua, perché comunque la carpa si spaventa e non mangia. Finali corti, anche qua finali lunghi non servono, è meglio un finale corto, meglio sui fluorocarbon. Perché? Perché peschiamo in ambienti dove sul fondale ci sono rocce, detriti, lavatrici, sassi, alberi, scooter, biciclette, c'è di tutto. E la carpa, come dicevamo prima, è come un bonefish. Canale ci sono 300 metri liberi, 20 metri a fianco c'è un rovo, la carpa si gira e va a finire lì dentro. Fluorocarbon, non perché a zero rifrazione luce, non ci interessa perché l'acqua è putrida, però è un pelino più resistente di un nylon normale. Occhiali polarizzati aiutano a individuare eventualmente la sagoma della carpa, la macchia di fango che sale, le bolle. Qui c'è esempio però in acqua pulita. Vediamo la carpa in cruising che sta andando e diciamo che a 91 metro circa in acqua pulita la carpa vede perfettamente. Oltre no. Ha una visione strana, sfalsata, molto larga, non riesce neanche più a definire bene i colori, eccetera, però la riusciamo comunque magari a stimolare con le vibrazioni. Una carpa che è piantata sul fondo in tailing ha una visione, un cono molto più ristretto, di pochissimi centimetri. È anche vero che comunque in un periodo come la primavera, questo qua, e l'autunno, hanno fame. Spesso attaccano anche pesce foraggio. Spesso vedi la carpa, gli lanci a un metro perché vuoi fare andare giù l'esca e vuoi presentargliela, questa parte, e lo aggredisce. Però sono casi eccezionali. Nella gran parte dell'anno devi proprio piantarglielo sul muso o devi riuscire a capire dove lei si sta spostando in modo da mettergli la mosca veramente sul suo passaggio. Altrimenti non la nota. Anche perché grufolando fa dei grossi sbuffi di limo, quindi l'acqua attorno a sé è ancora più torbida e non vedrebbe di conseguenza l'artificiale. Allora, la tecnica. Come dicevamo, si va, si vede o si capisce più o meno a grandi linee dove va il pesce. Si cerca di lanciare sempre a monte. Qui, se vediamo la grufolata, si prova. Prima lancio a destra, non ho una boccata, poi lancio a sinistra. Di circa un metro possiamo giocarcela, poi eventualmente si può spostare la mosca, si può far saltellare davanti. Una volta che si è lanciato, si tende a lasciare la mosca ferma sul fondo
per qualche secondo. A volte basta questo e si ha la boccata. Altre volte bisogna intervenire con un recupero, piccole strippate, a volte anche solo qualche colpo di vettino per far saltellare la mosca o per farla grattare sul fondo in modo che alzi la nuvoletta di fango. Quando abbiamo fatto queste operazioni, se il pesce non ha bocca, si recupera e si rilancia nuovamente. In caso si riesca ad arrivare a tiro di canna, spesso la si pesca sotto i piedi, quindi gli americani lo chiamano il tea bag cast, cioè praticamente come pucciare la bustina di tè. Si cerca di arrivare. Se la carpa ha la testa dentro la riva non ti vede, quindi gli puoi arrivare anche letteralmente sopra, gli appoggi la tua mosca davanti al muso, gliela fai saltellare, questa si gira e la aspira. Però non è sempre detto. Sono, diciamo, le basi. Se il pesce gallo, utilizzare imitazioni galleggianti. Come dicevo prima, la carpa in cruising è molto difficile perché non ha un nuoto regolare, ma è cugina del cavedano. Quindi è sempre la ricerca costante di cibo, di qualche cosa, incuriosita. Ci è capitato spesso di vederle che vengono su e bollano su un mozzicone di sigaretta, lo sputano, poi si spostano, vedono un'altra schifezza, se lo ciucciano e poi vanno via. Bisogna capire dove sta andando e riuscire ad avere la fortuna o la bravura di mettergli la nostra moschina galleggiante sopra e magari lei se la mangia. Se la carpa mangia la vegetazione sulla sponda o dentro un canneto, come dicevo prima, bisogna cercare di riuscire a metterglielo davanti al muso. Il periodo bello che arriverà tra poco, a maggio, queste qua alla mattina si mettono a mangiare i piumini dei pioppi, che creano dei veri tappeti sulla superficie e ci sono gruppi da 10, da 20, anche da 30 carpe intente a mangiare i piumini dei pioppi. Quindi lì ci si adegua con delle imitazioni che dopo vi facciamo vedere e funziona veramente tanto. Però è una situazione... Mangiano i semi proprio? Mangiano i semi, esatto. Sì. Mangiano i semi. Esatto, però capito, è un periodo limitato, non lo trovi tutto il tempo dell'anno. Come mangia la carpa? 9 volte su 10 si avverte la classica botta seguita da una sfrizionata incredibile. Questo primavera, estate, autunno e inverno cambia. Infatti la pesca che abbiamo fatto fino a pochi giorni fa è molto lenta, anche perché comunque d'inverno la carpa tende a radunarsi dove c'è la buca, magari sotto un ponte perché c'è più acqua, sotto un salto d'acqua. Lì bisogna stare fermi tanto tempo, i recuperi sono lenti come tutte le pesche invernali, quindi non si avverte una mangiata secca netta, ma a volte senti la coda che è diventata un po' più pesa, ferri. Lì si va più a sensazione, oppure la coda di topo si sposta in maniera strana. Si usano solo, nel nostro caso usiamo solo code galleggianti, la classica di T-floating va benissimo, quindi la connessione coda finale la usi a mo' di strike indicator. Quando tu hai individuato la carpa, l'hai vista, gli lanci sopra, attendi che la mosca scenda sul fondo, spesso vedi che improvvisamente la coda ferri, vuol dire che la carpa ha aspirato oppure ha già rifiutato, perché comunque noi non la vediamo, spesso capita che anche lei mangia. Sì, è veloce. Mangia e rifiuta, tu vedi la coda che si muove, ferri e non c'è più niente. Oppure la coda di topo, mentre tu stai recuperando durante il classico stop and go, ti fermi, vedi che lei si ferma improvvisamente, parte, anche lì 9 su 10 ci siamo, ferrate energiche. Allora, l'attrezzatura, 9 piedi, noi usiamo principalmente 9 piedi perché comunque è una misura standard che va benissimo, sono canali larghi, ampi, non abbiamo 9 volte su 10 ostacoli alle spalle, quindi una 9 piedi va più che bene. Mulinello, non impastiamo con mulinelli costosi, è l'importante che abbiamo almeno 50 metri di backing. Perché spesso capita, se il canale è agevole riesci anche a correre lì dietro, però insomma
non riesci a fare selezione, tu non sai, non vedi il pesce 9 volte su 10, quindi tu lanci, credi che magari ci sono 20 cm di acqua, ci sia una carpetta da 2 kg, invece ce n'è una da 10, tu non lo puoi sapere, quindi capito, un bel po' di backing fa sempre bene. DT o VT, coda, sempre galleggiante. DT per i piccoli ambienti, quando non dobbiamo eseguire lanci lunghi, cose particolari, spesso si pesca sotto vetta, eccetera. Una VF, se capita di dover pescare lontano o lunghi, perché l'acqua è pulita, quindi la carpa tende a vederci, e ora abbiamo bisogno di lanci più lunghi. Misure, diciamo che la 6 è quella che va per la maggiore. Bene o male, con una coda 6 riesce ad affrontare quasi tutti gli spot. La 7, se andiamo su grossi canali o in posti dove sappiamo che ci sono grosse carpe, allora lì abbiamo bisogno di una coda 7. Che magari qualche amur. Esatto, oppure anche qualche amur, che anche quelli sono abbastanza tosti. L'amur quando parte non riesci a fermarlo. Finale, semplice. Basterebbe anche uno spezzone da un metro e mezzo di 50 e un tip 0,028. Io ho messo uno 0,28 quasi sempre, se l'acqua è un po' più trasparente, è un po' più pulita, 0,25, ma io non scenderei mai, vero? Ho fatto una volta, mai più. Fossetto infimo, ma sì, cosa vuoi che ci sia? Monto uno 0,22. Mai più. Finale comunque 9 piedi, comprensivo già del tip, va già più che bene. Mosche, qui entriamo in un... Nel bello. Esatto, c'è da sbizzarrirsi. Queste sono le classiche, le più facili, che funzionano sempre. Alla fine è un wally bugger con degli elastici, che ci aiuta a dare qualche vibrazione in più. Tutti rigorosamente con occhi metallici, occhi piombati, e praticamente quasi tutti reverse, cioè praticamente con l'amo rivolto verso l'alto. Uno, perché ci salviamo, voi che siete pescatori di torrente a ninfa, quando peschi bene la mosca la lasci sempre giù, perché vuol dire che stai veramente pescando bene giù. Quindi l'amo reverse ci aiuta spesso a non incagliare, in più facilita la ferrata della carpa, soprattutto in fase di quando lei risputa, praticamente autoferrante. Poi dopo possiamo passare degli streamer che possono ricordare nel movimento, nei colori, il gambero. Noi nelle nostre zone siamo infestati dal gambero killer, è la carpa ghiotta, esatto. Affondante e non affondante. Esatto, anche perché magari peschiamo in uno spot con 50 cm d'acqua, è inutile andare a lanciare uno streamer peso che fa rumore, meglio uno streamer un po' più leggero. Tanto poi comunque il marabù, una volta bagnato, ci aiuta a raggiungere il fondo. Sono colori abbastanza accesi questi. Sì, rosso e arancione. Rosso e arancione. Che comunque il rosso è il primo colore della scala cromatica a sparire in assenza di luce. Quindi in un'acqua sporca risulterà comunque un colore marrone, capito? Questo è un altro esempio di mosca reverse, sempre imitante quello che può essere un piccolo... Di gamberetto, però c'è anche la versione verde, perché come? Che misura sono quegli ami? Gli ami andiamo dall'8 fino a un 2/0. Sì. Mi fa paura. Sì. No, ho paura, non è per capire. C'è anche la versione verde, perché essendo reverse, col ciuffo verso l'alto, potrebbe andare a imitare, capito, qualche cosa di vegetale, qualche cosa di naturale. Però comunque i colori sono il marrone, il giallo, l'arancione, il rosso, perché andiamo a imitare comunque il gambero. Poi ci sono, ecco, la serie di Merd Fly. Fantastica. Che è praticamente l'imitazione di niente, della schifezza, dell'alga, di qualsiasi cosa di naturale in sospensione. Oppure, come in questo periodo, pomeriggi caldi, livelli ancora bassi, l'alga del fondo si stacca e risale a galla. Stacca. Esatto. Ossigeno. Esatto. Quindi anche qua versioni galleggianti e anche affondanti, però queste neutre. Hanno
una caduta molto lenta, molto sinuosa, quasi sempre in marabù, perché è un materiale molto 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 sinuoso. E poi, classica delle classiche, la famosa bread fly, o comunque qualcosa che possa ricordare qualche cosa di naturale, anche lo stesso piumino dei pioppi. Perché negli anni, incredibile, la bread fly che mi ha inventato Mauro Borselli per andare a pescare le carpe in carpodromo pasturando col pane, si è rivelata micidiale anche in acque libere. Sì, la usava anche un certo Pozzolini sul Gacca. Però, capito, uno, siccome nasce come bread fly, l'imitazione della mollica di pane, l'idea è micidiale nei posti dove sono abituate qualsiasi, pesce sotto i ponti dove ci sono i bambini, esatto, però anche le carpe selvatiche che non sono abituate alla pasturazione reagiscono e attaccano, non chiedetemi a cosa, per cosa la scambiano, ma anche affondante, anche perché comunque la bread fly tende a bere e a scendere, però comunque la carpa piace. Che materiali sono? Il marabù? Le puoi fare anche in marabù o altrimenti il leg yarn, quello che usi per fare l'imitazione del classico ovetto per la trota. Diciamo che questa qua è il classico esempio di carpa fatta in due spanne d'acqua. Proprio 10-15 metri. Acqua sporca, non la vedi, vedevo solo una pinnetta, ho detto, ci sono due spanne d'acqua, sarà una carpetta da un chilo, fatta con la bread fly in un canale naturale. Quindi, capito, è difficile riuscire a stimare, capito, che pesce ci può essere. Vedi il pesce selvatico, che pinne, cazzo che c'è. Io ho finito con la spiegazione, se avete da chiedermi qualcosa. Prima domanda. Esatto, dai, dai, dai. Volevo chiederti, io ho visto alcuni video di pesca a carpa e quasi tutti fanno vedere a pasturare. Specialmente quegli inglesi. Quegli inglesi sono... Con le boil, fanno vedere col pane, Mister fanno West. Vedere... Mr. Wells. Nostro amico. Esatto, però fa vedere sempre quei biscotti, i biscottini per i cani. Esatto, biscotti del cane. Magari questi video dei Mister. Esatto. Infatti, questo signore, abbiamo un amico su Facebook inglese, che mi ha chiesto delle mosche. Io te le faccio, ce le mando. Quando gliela mandate... mosche, ho detto, io ti mando le mosche che usiamo noi. Sì, voglio quelle che usate voi. 1/0, 2/0, ma come sono grandi. Noi per pescare così, noi non pasturiamo quei biscottini. Loro sono abituati a pescare così, perché comunque hanno grandi posti, grandi laghi. Sarebbe impossibile farle a vista. Ah, il motivo è quello, sì. Perché ad esempio anche sul lago di Garda ci sono tanti spot... le carpe però insomma ce ne sono tante a branchi, per esatto. Cui forse pasturato non ne vale neanche la pena. No, cioè potresti anche farlo, comunque andare ad abituare un pesce selvatico non è un lavoro facile. Calcola che in Inghilterra ci sono tanti laghi, laghetti che sono privati, come da noi nella situazione si chiamano i maceri, sì. Che sono privati, però magari sono in un'area pubblica. Quindi puoi andarci e lì la gente è abituata, perché magari va a portare il panino all'anatra, quindi il pesce è abituato. In un ambiente veramente selvatico, in un fosso di campagna, io sinceramente non ci ho mai provato, perché... non fa parte della nostra mentalità, ma penso che sia un lavoro veramente, veramente lungo. Per dirti, anche gli americani, che anche loro, gli americani da lì a pescare qualsiasi cosa con gli artificiali, loro diventano pazzi. Loro hanno la figata di questi laghi che sono disumani, tipo il Lake Powell, non so se qualcuno ha mai sentito, è un lago famosissimo per la pesca dello smallmouth. Il mio amico c'è stato e ha detto, ma è grande sto lago, fa figa, fa, è grande come la Lombardia. Posticino. È grande. Quindi loro hanno, capito, chilometri e chilometri di flat, dove entrano in quei waters, capito, è lì che netto trovi le carpe, loro le pescano da qui a lì, capito, entrano nel canneto e le riescono a pescare. Ora qui sì che riesci, in questo caso
a pescare, perché ti avvicini, entri nel loro ambiente, in un lago dove hai una profondità che ti va giù subito, non riesci a farlo. Però nel lago di Garda, nella zona di Sirmio, nella zona bassa, tra un mesetto, da Riva o da Belli, le trovi dentro nei canneti. O sul lago d'Idro, anche nella zona bassa, ce ne sono veramente. Esatto. Anche perché si sta avvicinando il periodo di frega, quindi la carpa tende a spostarsi in zone basse. Anche da noi le troviamo in rigagnoli con 10 cm d'acqua, dove normalmente non c'è acqua, però... Con la schiena fuori. Esatto, perché sentono, capito, la frega, quindi sentono il bisogno di andare in acqua bassa per deporre. Ora lì riesci a farle, capito? E tipo esche con il foam, voi fate qualche cosa con... Abbiamo le imitazioni, tipo la grass fly di erba, queste cose qua. Galleggianti col classico tipo il polifemo di Palù, la pallina di foam o di polistirolo dentro la calzetta, e poi con della raffia verde, del marabù, del sintetico, che vai a imitare comunque dell'alga, del canneto, per creare queste esche galleggianti. Però niente biscottini per i cani? No, no, anche perché bannate. Pier, buonasera. Ciao, tutto esaurito qui. Il biscottino per il cane, se non le hai abituate, non, a meno che non sei in un posto turistico, tra virgolette, dove la gente va a buttare il pane alle anatre, allora magari lì sì, sono già abituate, però solitamente non funzionerebbe. Grazie. Niente. Quindi voi praticamente usate imitazione di qualcosa di naturale, non... Sì. Non carpe da carpodromi, insomma, no, per capirci. Assolutamente no. Carpodromi. Quello carpodromi. Carpodromi no. No. Quindi carpe selvatiche. Tanti, per dirti, utilizzano strike indicator e due mosche, per dirti. Noi non lo usiamo. Sì, anche per un discorso anche di cura del pesce stesso. A nostra logica e per conoscenza, è molto più facile che la carpa appunto si vada ad avvicinare all'esca più ovviamente affondante, e in fase appunto di ferrata la seconda esca tende a danneggiare ovviamente il corpo della carpa stessa. Quindi sia per un trattamento buono del pesce, sia per la nostra concezione, una questione di etica, esatto, di avere un'unica esca, siamo più sportivi, diciamo. Sì, lo strike indicator, ritornando al discorso di prima, è proprio la congiunzione della coda galleggiante a quello che si è il nostro tipo. Può utilizzare, ci sono dei rari casi in cui lo strike indicator lo usi solo per mantenere una certa distanza dalla superficie l'esca, perché c'è poca acqua, perché la carpa è sotto riva e in quel momento la tua esca andrebbe troppo sotto, fuori dal suo cono visivo, e allora ti può aiutare. Puoi usare lo strike indicator, nessuno te lo vieta, noi non appoggiamo, insomma, questa cosa. Le due mosche, come diceva lui, vedi lo strike che parte, ferri, 9 volte su 10 l'hai presa da fuori, perché è la seconda mosca che gli si attacca sulla pinna, sulla pancia o da altre parti, capito? C'è chi lo fa, fa tanti più pesci di noi, però noi non appoggiamo, no, sai, ognuno si diverte alla propria maniera. Noi preferiamo uscire e farne una, però l'abbiamo presa, ha mangiato e... Con il tuo storditore ce ne prendono di più. esatto. Curiosità, dimmi, poi relativo a seconda del pescatore, del periodo e così via, ma come quantitativo di pesce pescato ad uscita? È impossibile. 0, no. No, nel senso, come... Esistono anche le giornate cappotto? Sì. Esistono anche giornate dove ne fai 10, o farne 10 vuol dire... Allora, farne 10 vuol dire che A, sei un figaccio, B, hai un posto dove ci sono solo carpe e ci inzuccano, okay. C'è proprio imballato. E tanti santi che ti guardano giù. Sì, i cappotti sono tanti pesci slamati, sono tanti rifiuti. Quando hai fatto in una giornata 6 pesci,
vai di lusso. Vai di lusso. Anche perché in quei pesci può capitarti la carpa da un chilo come quella da 13, capito? Certo. O l'amur da un metro e mezzo, da 15 kg, capito? Cioè non è detto. Sufficiente quello. Ci sono giornate dove vedi carpe che saltano, carpe che bollano, carpe sotto i piedi e non vedi una rifiutano. Deviano, prendono paura. Quindi, dopo una settimana magari cambiano completamente quello che è il loro carattere, la loro ricerca. È difficile quantificare. Poi molte volte è capitato ovviamente nel periodo autunnale invernale di avere uscite date da cappotti, cioè con risultato cappotto, perché l'acqua non c'era. Dobbiamo anche abbinare la nostra pesca, sì abbiamo poca acqua, quel poco appunto che c'è bisogna saperlo anche sfruttare. Esatto. Poi si passa dal giorno di secca al giorno di piena. Sbalzi anche di pressione che il pesce effettivamente li sente veramente tanto, ma tanto, quindi anche noi ci troviamo in situazioni di comunicare eventualmente in tal posto, in tal canale, oggi c'è acqua, beh, ieri ho fatto un pesce, come? Non c'è acqua, quindi è anche proprio difficile trovare gli spot che mantengano le carpe sempre le stesse abitudini, quindi si parte da casa con quelle tre esche ben differenti, proprio perché il posto magari l'anno prima le fatte in quel periodo appunto a secca su esche galleggianti, stesso periodo quest'anno forse a mezz'acqua, sono tutte piantate sul fondo, quindi le abitudini sì sono abitudinarie, però effettivamente lo spot, siccome non c'è la cura da parte della bonifica, da tutti quelli che sono i controlli delle acque, diventa davvero dura. Però appunto la soddisfazione a volte di fare 6 pesci c'è, sì. E se tra questi 6 pesci c'è anche la carpa di una certa importanza, ecco, questa è la nostra soddisfazione. Infatti aveva messo nella foto finale nella stagione precedente, o anzi 2 anni fa, esatto, che ci ha dato più soddisfazioni, considerando che io ne ho fatta una da un chilo, no neanche, forse meno, e Federico ha fatto questa in una giornata di... Una giornata a luglio, dove c'erano carpe in tailing, branchi di carpe a galla, sono usciti 2 pesci in una giornata, quindi capito, non è così scontato. Se uno spesso tendono a fare il paragone light game, hai le esche scendate, primo, profumano, hanno un attrattore, quindi già lì parti già in vantaggio, capito? Sono esche siliconiche, hanno molte più vibrazioni, tutto quello che ne viene dietro, sei più preciso nel lancio, riesci a mantenere più la mosca, cioè l'artificiale, capito, sulla carpa, perché spesso si tende a fare questo paragone, perché comunque negli ultimi anni il light game, adesso si stanno lanciando tutti sulle carpe, fino a 10 anni fa non le cagava nessuno, infatti quando andavo lungo i canali dicevo cazzo peschi, non c'è niente, quando ci sono le carpe, c'è un semo, però via là. Adesso tutti, capito, sulle carpe, però dico, a mosca non è così scontato, però adesso voi avete acque pulite, qua non è il vostro, insomma, sempre più pulite di quelle che abbiamo noi, non sono proprio gli spot classici da carpe, però insomma in acqua pulita è ancora più difficile, perché comunque qualsiasi pesce, tu l'hai visto, ma lui ti ha già visto prima. Quindi ti ripeto, anche solo una cattura è sempre una gran soddisfazione, perché non è detto che, anche perché comunque la carpa non è un predatore, è un grufolatore. Quindi già riuscire a fregare una carpa con un amo, con su 2 peli e un elastico, è sempre una gran soddisfazione. Ripeto. Quindi in qualsiasi periodo dell'anno, capito, quantificare non è abbastanza difficile. Famosa pesca in notturna, non viene praticata con la mosca? No, non ci siamo mai cimentati, è una cosa che mi stuzzica. Aggancio di siluri? Sì, sì, ma quello anche in diurna. Sì, in diurna. Sì, no, in diurna. In notturna alla carpa non... No, ci sono dei momenti in cui potresti anche provare. Perché so che è molto attiva anche... Sì, anzi, soprattutto cave e stagni... Tendono a venire verso rive in acque basse durante la notte. Il problema è che non riesci a individuarle. Sì, no, infatti. Era il famoso discorso che facevi tu, il lancio a caso testando. Blind cast, come lo chiamano, lancio alla cieca. Se glielo butti davanti, mangia. Però non,
non ci abbiamo mai provato, è una cosa che mi stuzzica. Perciò lì, però, l'idea del colore dell'esca viene totalmente escluso. Lì vai solo sulla, vibrazione, esatto. Comunque già sono ambienti dove abbiamo la carpa, il siluro, l'aspio, il superchio, carassi. La Brem è già più difficile che aggredisca, capito, un'esca artificiale, però capito, capita che comunque esci a carpe e spacchi perché sono tutti siluri o agganci dei siluri, capito? L'aspio è già più difficile perché comunque è una pesca molto più lenta e ferma sul fondo. In notturna, anche se c'è un regolamento che ti vieta dopo un'ora, però non abbiamo mai provato perché proprio... Se però la pesca in notturna dalla sponda è consentita. Poi un'ora dalle nostre parti, un'ora dopo il pesca tramonto. Pesca a fondo in notturna più consentita. No, è solo... zona di concessione crab fishing. Da sì, oppure solo per il pesce gatto e anguilla dalle nostre parti. Sì, che non esistono neanche più, però sì. Si fa l'anguilla. A Ferrara non ci sono più anguille? Si fermano. E i pesci gatti sono quelli americani, i charter. Sì, sì, è dura anche lì. Sono sbarramenti di reti, vabbè, possiamo perdere. Da una parte sì, c'è un po' di costruzione, va bene, a vedere due così nel momento che ce l'ha avuto a allora adesso vi faccio vedere un classico vermetto. Allora gli ami che usiamo, come dicevamo prima, sono robusti. In questo caso utilizziamo degli ami da carp fishing perché abbiamo trovato un buon compromesso tra filo di costruzione dell'amo non troppo esagerato, robusti, anche perché questo è un 4. È una misura da carp fishing, sono un po' diverse rispetto a quelli da mosca. Il problema è che all'inizio, anche noi non sapendo, costruivamo gli streamer classici sull'amo lungo da streamer, ferri, combatti 2 minuti e poi perdi il pesce. Ma perché poi tiri su e è diventato un ago, non è più un amo. Ci vogliono degli ami robusti, se no te li aprono o te li spezzano. Questo è un 4. Questo è una classica forma. Adesso vi faccio vedere anche un'altra forma che ci aiuta. Questo è sempre un 4, però ha questa forma qua. Nel carp fishing lo usano per fare, non so, se conoscete il D-rig con la boilies. Questo qua, per fare tipo imitazioni, dopo poi vi faccio vedere, riesce meglio l'imitazione di gambero per una questione di posizionamento reverse. Ora amo, il classico occhietto metallico da catenella, anche qua ce ne sono di 1500 diametri diversi. Allora in questo caso, come dicevamo prima, bisogna sempre guardare il materiale. Questo è un materiale tipo una ciniglia sintetica, quindi tende a bere molta acqua, quindi una volta bagnato diventa molto pesante, quindi è inutile andare ad utilizzare degli occhi di piombo, di acciaio o molto grossi, perché diventerebbe un'esca anche difficile da lanciare oltre che rumorosa. I soliti giri di filo incrociato. Adesso non uso collanti particolari e arrivo fino alla curvatura dell'ammo. Mi fermo e faccio un paio di nodi. Allora, a questo punto tolgo l'amo. Fisso il materiale e inizio a twistarlo. Allora, lo fate girare. Praticamente quando il materiale comincia a tendere molto, a dare molta resistenza, vi fermate e gli date possibilità di attorcigliarsi. Qualcuno di voi ha un accendino da prestarmi?
chi le volesse posso offrire questa, non di più, però ho finito la moneta. Grazie. Grazie mille. Abbiamo trovato l'accendino. L'ho trovato, grazie. Ma che Fabietto? Allora, è un ciniglione sintetico, quindi possiamo sbruciacchiarlo per dargli un po' di silhouette. E lo andiamo anche in questo caso a irrigidire un attimino. Boh, una volta che abbiamo attorcigliato il nostro vermino, naturalmente è un po' lungo, quindi andiamo a srotolarlo e a decidere la lunghezza. In questo caso decido di fare un bel verme corposo. La carpa non mangia mai corto. Quando decide di aspirare, aspira sempre per intero il nostro artificiale. Quindi anche codine un po' lunghe. Andiamo a fermarlo e poi col filo di montaggio ci portiamo in avanti. Adesso per lavorare meglio sono fuori dall'inquadratura. Allora aspetta, vale. Ci sei? Boh. Me lo porto verso di me per una questione che sono mezzo cieco. Quindi vado ad attorcigliare il materiale sul gambo dell'amo fino in prossimità degli occhi. Ci sono o sono fuori? No, no, ci sei. Ci sono? Aspetta che mi sposto io. No. Dietro gli occhietti ci fermiamo. Andiamo a fissare. Allora, volendo lo possiamo lasciare così. Se vogliamo dargli un po' più di movimento e un po' di vibrazioni degli elasticini, andiamo a mettere. Sono degli elastici che usano in bigiotteria, quindi sono belli, belli resistenti. Si possono usare anche tipo quelli degli skirt, degli spinner, dei jig, quelle robe lì. Tipo anche, può andare bene anche quello. Questi sono un po' più colorati. Dai, sì, beh, li puoi barrare col pennarello indelebile, esatto. Quello lì cosa imita? Lorenzo Bengotti. Questo qua è uno dei classici esempi di esca che noi utilizziamo, se vuoi farlo passare. Bordeaux, marrone, verde, giallo, se vuoi farlo passare che vogliono vederlo. È il materiale. Senti come è morbido. È quello delle tende. Dei tappeti. Ma no, anche, boh sì, ci puoi fare anche quello che vuoi, quelli. Questo è un simil ciniglia, comunque un ciniglione. Ma è molto morbido. Sì, molto molto morbido. Ed è più resistente della ciniglia, quella classica. Questo l'acquisto io da una ditta che vende filati quel materiale sì, 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 sì. Tutto un materiale unico, un tipo di materiale morbido. Che poi se lo scaldi è tende quello che usano a fare tappeti con le morte. Se tu lo scaldi tende a irrigidirsi un attimo. Ti posso domandare se questa cosa qua è efficace anche a bassi? Ah ok, perché è impossibile che non la traga i bass questo. Più grande anche sì. Sì, sì. Più grande ancora? Anche più grande per i bass, sì 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 sì. Proprio tutto il corpo, io di solito li faccio su dei 5/0, quelli gli AMI offset, sai, da gomma, da Innesco Texas, da bass, sì.
due, per dirti adesso, uso due spezzoni più lunghi, anche perché una volta che tu l'hai twistato, lo fissi su, sulla L dell'offset e poi lo inneschi tipo Texas, lo riesci a innescare tipo Texas, quindi ti diventa antialga. Sì, sì, però già anche di quella dimensione lì, sì, infatti, quella dimensione lì può andare bene, però di solito sì, uso degli ami un po' più grandi. Bruciandolo, naturalmente, bruciandolo tende ad assorbire meno acqua. Diventa un po' più rigido, riesci anche... Ma come affondamento questo è molto lento, anche se è piombato. Sì, medio lento. Ha molto volume. Sì, sì. Però lievemente bruciato come questo qua è più rigido, quindi riesci anche a lanciarlo lungo senza che ti sia attorcigli, capito, sull'amo, eccetera eccetera eccetera, sul finale, cioè è proprio il materiale anche sull'amo, hai capito, ti si attorciglia tutto lì. Vi faccio vedere così velocemente un gamberetto, simil gamberetto, ecco un'altra esca. Facciamo un gambero. Ora, in questo caso, visto la forma dell'amo, tendo a tenere gli occhi molto spostati rispetto all'occhiello dell'amo. Adesso vi faccio vedere il posizionamento dell'amo. Marabù, marrone, arancione, rosso. Però l'elastico da mutande tende a screpolarsi, caldo, freddo, bagnato, asciutto, sì, esatto, tende a crepare. Dopo due anni la scatola la butta via. Sì, si secca, si sbriciola, perde anche la sua elasticità. Costa poco, però non ne vale la pena. Non si può pescare. Penso proprio di no. No, sono giochi le tartarughe. Poi andare a drogarti, si vuole pescare. Adduco solo lì. Un pacco. Via le chiave. Se sei qua vicino o da su. Dobbiamo fare l'uscita lì, a carpa. No? Avete un posto? Il barco dove ci sono dei laghetti infestati da tossici, no da pesci, sì? trote, tartarughe, però ovviamente non ci posso pescare dentro. Ah, non si può pescare? No. Ah, tiro la tartaruga però, Mai anche le nutrie tirano. Anche le nutrie tirano. Sarà se la ferrovia lì vicino, quindi i rumori sono abituati. Ah, allora guarda, già. Una pelle intera, porta la parte sopra qua. Un animale mediamente giovane.
Triglione, vero? Ami solo con l'artiglione? Sì. Allora, solitamente sì. Anche perché... Anche perché così non scappano. Sì, hai una percentuale di slamaggio veramente allucinante. Poi è una parte gallosa, sì. La carpa che... Sì. Cioè, per cui senza artiglione praticamente come andare... È che ne agganciano già poche. Se poi le scappano anche... vedi. No, sono destre, dai, sono perdonati, dai. Comunque, guarda, non è mai capitato che ce l'avesse in gola nell'apparato, sempre sul labbro, quindi riesci anche a slamarla abbastanza, anche perché quando ferri devi ferrare un colpo dietro il collo, ma sì. Esatto, poi basta. Dopo finire al forno, qualche vecchio che dopo la vuole da fare al forno c'è sempre. Sì, ce ne sono tante dalle vostre parti che pescano una mosca con una... altro che guadino con tappetino. No, sono... Ah, che bel filo questo, Non siete gli unici però. No, no, ce ne sono tanti, però molti la fanno come pesca occasionale. Cioè, per dirti, adesso anche noi ci piace pescare il cavedro, il bass. Allora, di solito la bread fly, silenzio, chi la fa? No, ma... Silenzio, per piacere. Chi la fa utilizzando l'airrig, cioè monta direttamente il ciuffo sull'airrig. Perché pescano in laghetto? Le carpe selvatiche te ciucciano, sente che non... La carpa sente che non sa da niente e te la risputa subito, quindi quando noi le facciamo montate direttamente sul lama. Leg yarn, cioè, famosissimo. Per chi pesca in laghetto che fa le imitazioni di ovetto, è il suo. Anche il colore giallino, giallo crema, tenue, va molto bene. Io di solito lo divido in 4 spezzoni. Tengo la parte posteriore molto più lunga rispetto a quella anteriore, cioè alla fine è semplicissima, in 5 minuti ne fai una scambionata. Devo mettere uno sopra l'altro? Ma io guarda, la metto sotto per nascondere un po' di più. Un po' di più. Adesso vabbè, in questo caso ho del filo nero, ma è solo per farvi vedere. Poi io ribalto tutto indietro. Dopo naturalmente il filo è trasparente, non si vede. Togli. Volendo, guarda, togli la peluria. E poi la metti qua tanto per camuffare un altro pochino. Anche bella vaporosa è sempre meglio. Così grossa? Sì. Beh, naturalmente puoi farla anche su ami più piccoli. Dopo te la sistemi, insomma, copri l'amo. Quella lì sta a galla? No, questa sta all'inizio a galla, poi piano piano... Va giù lenta, lenta. Va lenta, lenta, lenta. Come l'ovetto. Sì, esatto. L'ovetto è molto più lento perché sai, là è tutto tagliato, più compatto. Così va bene, ci sono dei casi dove devi usarlo proprio rasato, però spesso anche così, che si gonfia, capite, piano piano va giù. Non so cosa possa andare a imitare di cose naturali, però funziona, è capitato che non è l'alimentazione del piumino Il piumino, che è, meno male. Anche, però sai, il piumino tende a rimanere a galla, perché dopo poi si disfa e va sul fondo. Invece questo è comunque compatto. Cavedano è un agglomerato di piumino. Cavedano si è abituato al pane, su un amino del 12, lo fai proprio... Le schittatine dei gabbiani. Fabrizio. Anche. Ma anche le trotte quelle là del Leno, secondo me. Sì, ma in qualsiasi posto dove è abituata del Cantù. Se sono abituati al pane, guarda la sua. No, l'ho detto, lo devi. Ma la soddisfazione di Fred, vabbè, grazie. Mi è capitato in torrente, in centro paese, che la gente buttava il pane, di fare i barbi.
con la bread fly, si staccavano dal fondo e venivano su a prendere, a burlare i barbi. Cosa ripetivo, non ho capito. Con, no, non dirlo, no, non capisco, stavo parlando dei barbi. La gente butta il pane perché ci sono le anatre, i cavedani, i barbi sono abituati sotto una briglia che il pane, sai, cioè col turbinio va anche sotto, i barbi si staccano dal fondo e vengono su. Ti faccio vedere, ti faccio vedere il piumino, l'imitazione del piumino. Questo è proprio light, è un 8, però è un 8 numero da car fishing, non so cosa può essere. In un... È che anche una curvatura. Ha una curvatura strana, da mosca. 10, può essere? Sono ami della chicca. Sì, ma è un 8-10, dai. 8 tutto. Sì. No. Ma comunque quello che conta è la capacità di non raddrizzarsi. Questi qua in particolare, che sono quelli che usiamo noi già da tempo, sì, sono proprio da car fishing, che li usiamo e li vendiamo anche, hanno una punta fatta veramente bene, che anche il sasso sbatte contro il ponte, non si ammacca subito, è molto 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 resistente. Sì, Made in Japan. Hai abuso? No. Costano tanto. Allora, io uso il puff di CDC perché ti agevola tantissimo in questa costruzione. Io uso anche un pezzettino di foam bianco e creo una sorta di corpo, di sottocorpo, tanto per aiutare il galleggiamento. Mi fermo circa a metà amo. Adesso lo teniamo lungo, poi dopo lo andiamo a tagliare. Poi uso 4 puff, cerco di selezionarli più o meno uguali, ma non è importante. Anche perché comunque il piumino che si va a depositare sul pelo dell'acqua non è perfetto, non è regolare. Poi fisso il primo laterale all'indietro, un altro uguale dalla mia parte, poi mi porto in avanti e con due, uno dal lato questo, e ne usiamo uno un po' più grandicello, eccolo qua. Sì, Globag, Egg Yarn, dopo c'hai nomi, ogni ditta. È nato proprio per fare gli ovetti. E negli anni 90 mi sembra che Borselli si è ingegnato e ha trovato la maniera di farlo, di inventare questa bread fly limitazione, perché in effetti montato così che tende ad aprirsi in acqua sembra veramente un ciuffo di mollica, esatto. E chi la faceva con la schiuma poliuretanica? Con il cotone, il semplice cotone, dura poco, il cotone della fila. Tanto bene andava a fondo. Ora, una volta montato il tutto, io tiro verso l'alto i ciuffi, si vede? Sì. E vado a girare il filo di montaggio. Semplice. Sta galla. Poi non so se si vede che è piatta. Naturalmente il pezzettino di foam, se siete tipo ciechi come me, lo fate giallino, rosso, nero, lo vedete ancora meglio. Però comunque spesso, no, soprattutto anche perché se tu lanci su un banco un gruppo di piumini, difficilmente, sì. Oppure se devi lanciare lontano,
Esatto, è un casino. Semplice però efficace. Sì. Da fine calcolo delle probabilità veramente. Se ti venga a mangiare il tuo. No. Dio, se ci sono due carpe e ci sono tre metri quadrati di piumini, sì. Il calcolo delle probabilità. Precisione dal lancio, metterglielo davanti al naso. Sì, però naturalmente quando capitano questi eventi, la carpa non è una, ma è un branco di carpe che si ciba su un... Oppure capita che il vento ha spostato un piccolo banco, capito, di ciuffi, c'è la carpa o due carpe lì, allora sì. Però è capitato anche spesso della carpa che gira, tu glielo butti e lei arriva e lo mangia, capito? Ma in quel caso lì, dove c'è un gruppo di carpe, prendi una carpa... Basta, è finito il gioco. Sì, okay. Finito il gioco. Vabbè, sì. Non una volta agganciata, se hai la possibilità, sposta. Cambio posto. Dopo, ma è bello che comincia. No, vabbè. Una volta agganciata, se riesci, spostati. Cioè, non fare il combattimento lì, ti sposti più a monte, più a valle, però non è detto che ritornino lì. Certo. Magari tornano più in giù, oppure per quella giornata lì le hai già spaventate. Gioco quella che hai preso, non quella che vorrei prendere. Sì, esatto, però sai, anche calcola che se ci sono 5 carpe, c'è quella da 10, quella da 15, quella da 20, tu lanci, viene su una da mezzo chilo da sotto e mangia quella. Cioè, quello è sempre così, capito? Anche con le carpe. Ma nel momento che vengono spaventate e partono, vanno in stand-by o si alimentano ancora, secondo te? Dovresti... Stand-by. Sì, sì. Finché non si tranquillizza tutto. Dovresti proprio andare via e poi tornare dopo un'oretta a vedere. Stile che vedano. Sì. Vai, sì. Bene il caffè della combine. Quando ci va le fine meno, benissimo. Torno indietro dopo un paio d'ore si sono tranquillizzate. Dopo ti ho detto. Cambi colore, cambi materiale, le imitazioni sono quelle, gambero, verme. Se non mangiare la pizza stasera non si agitava. La merd, non ho niente per farla, la merd fly. Non si sarà trovato quella. No, c'ho del marabù verde, ma vabbè. Alla fine l'imitazione dell'alga la fai con del marabù. Niente di più, niente di meno, le cose sono semplici. Dopo vari il colore, ecco, colore e dimensione. Tipo quel pseudo gambero lì, lo fai rosso, lo fai arancione, lo fai rosso e arancione, sul 2, sul 4, sul 6. Gli frega tanto del colore, nel senso sono molto... Sì. Selezionano tanto loro. Sì.